poi è normale che mi arrivino messaggi di uomini che ho scritto, ma non sgrilletti mai me. Ma perché i miei amici sono così cretini? Oh? Non sono cretini, sono gay. Cioè, ho anche amici gay. Molti amici gay. Paolo, per esempio, lo sta diventando. Io sì. Fa un corso al CEPU. Ascolta Paolo, io sono seriamente preoccupato per te e tua moglie, perché voi non state conducendo una vita normale, mai emense, ma state conducendo una vita... da Publix. Io devo capire perché tu sogni di vivere a Miami... Per andare al supermercato. Per andare solo al supermercato. Io ogni volta che lo chiamo, dove sei? No, scusa, Publix. Sono impegnato, sto andando da Publix, che è l'S lunga americana, no? E mi salutano tutti per nome. Ah, Paolo! Perché sei l'unico che ci va, credo. Ma la cosa più grave è che lui sta facendo spostare l'Auchan di Brugherio a Miami... Perché no, no, di no, no, lo sai che io sono addicted. Io marketing addicted. Merda, ma io quando io le confezioni, cioè in America c'è tutto spray, tutto ma già. Cosa vuol dire tutto spray? Pelato. Lui che è tutto pelato. Tutto già pelato. Qua tutto è già pelato. Sì, Erasmo per sbaglio è entrato al supermercato, hanno pelato anche lui. Se tu entri col ciuffo ti rasa. Cioè tutto già pronto, tutto già cotto, già digerito. Allora, tipo il pranzo, tipo Renato Pozzetto, tac. Sì, sì. Allora, il pollo grigliato già fatto, lo metti nel microonde, i broccoli già fatti. Cosa. Ma non, guarda che non si fa bene. Si vendono le pance che stanno già digerendo. da applicare. È una roba pazzesca, ragazzi. Ma perché? Mi racconti un po'? Io con Paolo alla fine, cioè più che lavorare, non facciamo. Sei sempre fuori a festeggiare, tu non ho capito che cazzo devi festeggiare. Stai comprando Miami. Ma no. Con i soldi degli altri. Con i soldi degli altri, tra l'altro. Vabbè, cosa vuol dire? Scusa, ieri abbiamo conquistato un'altra zona del sud di Miami. Quando frequenzo ovunque, c'è una roba lui, pazzesca. Non lavora, gioca a risico praticamente. Sbarca lui. No, allora, voi sapete che io in ogni dove devo avere un nemico, sì, no? Sì. In Italia per anni ho avuto un nemico in via Massena, poi vabbè, abbiamo fatto pace, abbiamo sistemato le cose. Poi sapete che io non tengo rancore, cioè sono uno poco rancoroso. Qua in America invece c'è un'azienda molto grande, è soltanto l'azienda più grande credo del mondo della radiofonia. 160 emittenti. No, 3700 ne hanno. 3700 emittenti. Cioè, voi immaginate il gruppo Finelco che c'ha 105 Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo 2 Virgin. E tra poco 101. Vabbè, perché ormai hanno fondato. Perché? Ma a parte quello, qua invece questo gruppo ha 3700 radio, no? E mi stanno sul cazzo, quindi io gli voglio fare la guerra. Arriva l'italiano, arriva. Vinci anche, sì. E vincerò. Vincerò! Con 12 cubani di là che giocano a ping pong. Cazzo sei Garibaldi? Ma ragazzi, perché mi sta sui. Ma hanno fatto 2 o 3 sgarri, fanno i figli di puttana. Beh, io sai che sta roba non la digerisco. Sì, gli hanno messo la testa di un programmatore nel letto. Sì. Sai che qua è tipo la mafia radiofonica, agisce così. No, guarda, io ho proprio il sogno. Io devo fargli il culo a sti americani. Non sanno far la radio. Non sanno lavorare, non sanno fare i lavori in casa. Non sanno fare un cazzo, eppure questa è la prima potenza mondiale. E io sta roba non la riesco a digerire. Perché hanno le armi e il petrolio, Marco. Ma non è quello, sai qual è la differenza? Che gli americani, essendo coscienti del fatto che sono dei coglioni di base, lavorano come i giapponesi in gruppo. Cioè tu prendi un americano singolarmente, non vale un cazzo, lo metti insieme a altri 10 americani e ti fanno il culo. Questo è il paese dei fratelli siamesi. In Italia abbiamo sta roba del sono tutto io e da solo non combini un cazzo. Aspetta, in Italia abbiamo 10 persone a fare lo stesso lavoro, ma ognuno se ne sbatte i coglioni. Bravo, cioè, singolarmente non valgono un cazzo, ma non lavorano neanche in gruppo, capito? Bravo. Invece il segreto, cari italiani, è quello di lavorare in gruppo. Cioè, più il gruppo è compatto e più ogni persona sa fare qualcosa molto bene, è ovvio che vinci. Guarda lo zoo. Ed è per questo che tua moglie la ciulano in tre. No. Ma chi se ne frega? Ma sì, lui è un uomo di cuore. Ma sì, che cazzo me ne frega? 3, 4, 10, saranno anche 20. Il vicinato. Ma vuoi mettere il piacere di tornare a casa e vedere le persone che escono felici dalla sua porta? E dai tuoi armadi. Scusa, allora, Paolo ha detto che in America fanno tutto precotto, addirittura le pance già digerite. Io ho la moglie prescopata, che bello è! Grazie. La metti 2 secondi nella doccia, è già nuova. Tiri fuori dal microonde i preliminari, non devi neanche farli, cazzo. Bravo! Ma signori, se volete scopare anche voi, come ho fatto io in passato, sgrillettando DJ di altre radio, ancora uno ha indovinato, devo dire. Sì. A fine puntata.
puntata svelerò il nome e la provenienza. Giusto per rovinargli il matrimonio. Certo. Vabbè, ma è una roba successa nel 94. Ho capito, ma sgrillettata in macchina. Ma è stata una sgrillettata innocente. Ah, ho capito, tu sei il precursore del cambio al volante. Lui è il DJ, gli ha mixato la mutandina, è diverso. Gli ho mixato la fregna, però allora vorrei rispondere ad alcuni ascoltatori che dicono Platinette. No, non è Platinette. No, non è Mauro. Ma perché lei il clitoride è grosso. Lei ti può guidare un elicottero. Tra l'altro ha il clitoride con la parrucca, che è una particolarità. Comunque, se volete scopare tanto, dovete mettervi in forma. E allora noi vi consigliamo questo corso incredibile. È Macho Capatondo, ovviamente, di Jim Matthew.